Buonasera, ciao a tutte. Allora, finché aspetto che si colleghi qualcuno, stasera speriamo di avere i commenti, se no penso che potrei impazzire. E mi collego anche su Instagram, ok? Quindi adesso vediamo chi si collega e capisco subito cosa devo fare perché eventualmente mi collego col mio telefono. Vediamo un po'. Valentina Borgna, vediamo se vedo i commenti, se no è un problema. Sabri, prova a scrivermi un commento. Si vede, ciao, ok, ti vedo, però ti vedo qui, però provate a scrivermi qualche altro commento. Benissimo, li vedo. Allora mi collego su Instagram, se no aspettavo a vedere se non li vedevo, mi collegavo col telefonino. Quindi. Ci sono, ragazzi, sono felicissima. Cristiano sa il perché. Anche la Sabri e anche la Jessica lo sanno. Allora, eccomi qua. Adesso mi collego in diretta su Instagram. Perfetto. Allora, io sono, mi sto un attimo adattando perché non sono a casa mia. Ok, sono in diretta anche su Instagram, però vediamo cosa, magari non facciamo vedere le spine, non so se è il caso. Un attimo solo, fermi lì, che vediamo cosa metterci. Ok. Allora, eccoci qua. Mi vedete tutti? Ok, Instagram mi vede, Facebook mi vede, magari spostiamo un po' di qua. Allora, ciao a tutti, io sono a Brunico in Valle Aurina, sono venuta a fare un po' di vacation, ho fatto il ponte, un attimo che mi sistemo la vita, questo lo metto qua, questo lo metto qua, e quindi sono venuta qualche giorno qua, ho fatto la spa, ho fatto un po' di cose e stiamo qua fino a sabato. Allora, ciao a tutti, buonasera. Questa sera è un argomento importante. Sono felice perché Cristiano e la Jessica mi hanno comprato il lampadario dei miei sogni. Quindi sono felicissima. Grazie, Cri. Grazie, Jè. Grazie mille. Saremo molto felici di metterlo nel centro estetico pilota della Welting. Sono molto felice. Allora, al di là di questo, bando alle smancerie, siete qua per parlare di cose importanti e serie e io ho tutte le intenzioni di aiutarvi. Anche se sono qua, ho voluto fare la live lo stesso perché io ho già cenato, ho fatto tutto in fretta per voi perché è un argomento che mi preme molto. Stasera parliamo di come gestire le clienti, come diciamo relazionarsi con le clienti un pochino difficili. Noi ne abbiamo avuto una in particolare settimana scorsa in un V-Day, quindi siamo fresche di questa esperienza che però non era difficile, ma era maleducata all'inverosimile, quindi diciamo che ciao popolo Instagram, ciao Ami, e quindi insomma maleducata a livelli fuori del comune e quindi non fa testo, però ve la racconto lo stesso perché è giusto che voi capiate anche che a volte serve un pochino di, come posso dire, di sangue freddo, no? Perché certe situazioni ti viene da prenderle e seguire l'istinto, invece non puoi e devi sempre mantenere un pochino la calma fino a un certo punto perché poi non dobbiamo, sapete che io sono dell'idea che non dobbiamo subire sempre, no? Allora, salutiamo un po' di persone, siete già in 58 e quasi in 60, quindi vi saluto tutto. Allora, la Valentina, la Terry, Silvana, la Sabri, l'Antonella Lerro, ciao Antonella, Francesca, Federica, Dorina, Oksana, Marina, Omar, Giulia, Marina, Leonora. Finché pago io, no, dai, sai che i soldi tuoi sono i miei sono i tuoi e i tuoi sono sempre i miei, quindi non è un problema. Francisca De Fraitas, ciao Francisca, ho sentito le novità da Mary e me lo immaginavo, ti aspetto a breve. Giulia, Ioana, Pamela Scribano, Adriana, Nina, Jessica, Valeria, Adelina, Irene, Valeria, Alice, Dalia, Cristina, Angelica, Moga, voglio salutarvi tutte. Pamela, meravigliosa creatura, ti ascolterò domani, altrimenti rischio divorzio, fai bene.
Serena, Sonia, Giulia, perfetto. Invece su Instagram, Denise, Callam, Unghie Bellezza, Franklin, Livia, Silvia, Fonte di Calogerino, Fonte, Zanello Lucia, Federica, Pupilli, Denise, Orecchino, Statica Charm. Ciao ragazzi, allora iniziamo con l'argomento. Le clienti ciao Marina, ben arrivata. Le clienti difficili sono una categoria di donne che vanno assolutamente affrontate. Affrontate vanno, diciamo, secondo il mio punto di vista. Allora, ci sono due categorie di clienti. Le categorie, la cliente veramente difficile perché è diffidente, ma non è maleducata, è semplicemente una persona diffidente. Che non ti dà niente per niente, non ti regala niente, non ti regala un complimento, non ti regala nulla, ma ed è diffidente fino all'estremo, no? Oppure c'è la maleducata cronica. Ecco, sono due situazioni completamente diverse. Nel primo caso, nel caso della diffidente, noi abbiamo tutto il dovere, scusate, di fare delle cose che adesso vi dirò. Per fare in modo di lavorare sulla sua diffidenza e di lavorare anche sulla vostra psicologia, perché questi tipi di persone vi mettono addosso una paura, io lo so, una paura e un'ansia. Sapete, quando devono arrivare, che le vedete sul planning, vi assale un po' l'agitazione, quando ci parlate non riuscite a proporre niente perché la date in mano alla collega, falla tu perché a me non piace. Invece io vorrei insegnarvi o comunque condividere con voi un modo per farvi piacere anche questi tipi di clienti. Diverso è con la maleducata cronica. La maleducata cronica non è detto che voi dobbiate accettare qualsiasi cosa, non è detto che lei possa fare a casa vostra come crede. Ciao Ge! Grazie ancora, grazie ancora. E quindi io sono dell'idea che non accetto maleducazione, non accetto di venire trattata male senza motivo. L'ultima che ci è successa perché questa cliente in consulenza con Daniela si è messa a scrivere una mail con l'iPad mentre la Daniela, che è una mia collega, aveva iniziato a farle una consulenza. Allora, la Daniela cosa ha fatto? Si è alzata. L'ho già detto in una story, questo magari qualcuno di voi non l'ha ascoltata. Si è alzata ed è uscita dicendo: signora, quando ha finito, io torno. Nel frattempo vado a bere un bicchiere d'acqua, come per dire, insomma, capisci che sto parlando e per educazione non puoi mandare una mail mentre ti sto parlando. Iesa, la luce dietro la tua testa non è il massimo, ma va bene quando tu ripassiamo l'impostazione delle luci. Mamma mia, che pesante questo! Aspetta un attimo. Allora, va meglio? Ok, qui ci sono, qui ci sono. Ecco, ok, Chris, sei contento? Allora, quando ho capito quello che stava accadendo, sono andata con Daniela verso la cliente, anche se l'ho lasciata entrare da sola. E quando Daniela è entrata, questa ha dato di matto. Praticamente ha cominciato a alzare l'iPad urlando come un'aquila, dicendo: se non fosse per questo, io i trattamenti non avrei soldi per pagarli. Ha capito? Io è lavoro questo. Si vede che voi avete a che fare con le casalinghe. Allora lì eravamo nel centro di una nostra cliente che per fortuna lavora con noi da 7 anni. E lì non ce l'ho fatta perché abbiamo cercato di calmarla circa 2 volte. Alla terza le ho dato della maleducata perché ha cominciato a fare il verso a Daniela, chiamandola quella lì, che quella lì non si può sentire, facendo anche il verso per prenderla in giro. Quella lì mi ha detto, cioè faceva tipo il verso, no, per imitarla. Allora io ho detto: signora, lei è una gran maleducata e non accetto queste maleducazioni qua. Al che lei mi è venuta a 2 mm dalla faccia, ma non sto scherzando, dicendo: cosa mi ha detto? Adesso lei mi chiede scusa, ha capito? E mi è venuta, cioè, praticamente attaccata alla faccia.
Allora io ho cominciato a guardare al titolare del centro, che conosco bene. Il titolare del centro aveva la goccia che cadeva dalla fronte, cioè non era assolutamente a suo agio. Allora io, vista la situazione, ho detto: allora facciamo così, signora, io le offro le mie scuse, però la consulenza non gliela faremo. No, come la consulenza non gliela faremo, perché con questi modi noi non lavoriamo. E siccome non ci piace il suo modo di fare, abbiamo finito ancora prima di iniziare, quindi se vuole accomodarsi al desk, noi non andremo avanti. Lei ha fatto un altro quarto d'ora di show al desk dicendo: ma chi sono queste qua? Ma ovviamente la titolare del centro ci ha difese dicendo a questa persona: guarda che le mie consulenti ti hanno chiesto scusa, tu hai urlato come una pazza nel mio centro, non è questo il modo, allora significa che io non merito di far parte del vostro istituto. No, è questione che tu offendi le casalinghe, che qua sono le benvenute, e non è il modo questo di porsi. Ecco, questa per dirvi quello che può succedere, può accadere con una maleducata. Se fosse stata nel mio negozio, l'avrei accompagnata all'uscita, l'avrei proprio fatto vedere la porta dicendo: signora, quella è la porta d'uscita, quando lei deciderà di varcarla noi festeggeremo, va bene? Io avrei fatto così, perché qualche volta è giusto anche togliersi qualche sfizio, no? Quando le persone superano certe cose. Detto ciò, per fortuna non sono tutte così, perché sennò avremmo smesso di lavorare da un pezzo, ma ci sono le diffidenti. Ora, adesso vi leggo qualche domanda che mi è arrivata nel gruppo, ok? E rispondo molto volentieri. Ciao Leila, benvenuta. Ciao Isa, non vedo l'ora di finire scuola per essere seguita da te. Benissimo. Matilde, Ioana, Valentina, Lidia, Cinzia, Olga, Cristina, Manuela. Perfetto. Allora, perché Cri ride? Non ho capito se mi sono persa qualche messaggio. Allora, andiamo con le domande. Si parlava di clienti comunque con le quali dobbiamo relazionarci, che sono clienti particolari. Allora, Gianluca Minotti mi scrive: una categoria che odio è quelle che qualsiasi miglioramento è dovuto ad altro. Allora, ok, Cri. Allora, Gianluca, per questa cosa ci sono due sistemi. Gianluca si riferisce al fatto che qualsiasi miglioramento che magari la cliente ha, fisico, magari sul viso, magari la cliente invece di dire merito vostro quando vengo qua che ho avuto questo miglioramento, magari dice perché ho iniziato la dieta, è perché ho iniziato a camminare, oppure è perché uso una crema particolare che non usavo, è perché inizio a mangiare frutta e verdura se parliamo del viso. Fanno di tutto per non dire sì, in effetti da quando vengo qua ho visto molta differenza. Allora, Gianluca, giusto? Sì. Gianluca, io consiglio in questi casi di prendere più possesso della scheda cliente. Che cosa significa? Siccome è importante annotarsi qualsiasi cosa, quando io mi annoto nella scheda cliente, non serve solo per chiedere l'età, le gravidanze, la salute, i farmaci, ma serve anche per sapere com'era la tua vita prima di oggi. Quanti trattamenti hai fatto finora? Quanti risultati hai avuto? Come erano i trattamenti che ti facevano? Che cosa ti avevano promesso? Sei rimasta delusa? Sono tutte domande che normalmente nelle schede clienti non si fanno, ma io invece le faccio. Perché? Per questi motivi. Perché poi si dimenticano le clienti, no? Che magari nel mio centro è stato promesso cose che poi sono, cioè risultati che poi sono avvenuti, mentre invece è stata fregata e maltrattata da altri centri che non sono il mio, e magari si è dimenticata di avermelo raccontato, ma io no, perché me lo sono scritta. Di conseguenza, quando la cliente non è molto, cioè non ci rende giustizia, mettiamola così, io in maniera elegante le ricordo quello che lei mi aveva raccontato, se ho degli, se ho
qualcosa che me lo dimostri, no? Cioè che lei me l'avesse comunque detto, del tipo, guarda Anna, ti ricordi però che sei stata tu a dirmi che prima di oggi nei centri dove eri non avevi mai avuto questi risultati e eri così, infatti anche in consulenza con me, ti ricordi che eri molto scettica perché mi raccontavi che appunto i trattamenti che ti facevano non avevano nessun tipo di risultato, anzi, e il tuo corpo peggiorava invece che mi... Torno a ripetere quello che lei mi diceva, no? Questo è un modo. Quindi le schede clienti servono anche per ricordarsi quello che lei ci aveva detto. E le schede clienti vanno riviste ogni circa 2-3 mesi, nel senso io i monitoraggi li faccio ogni 5 sedute, quindi appunto cose tecniche, sono le misure, il peso, qualche cambiamento che lei ha avuto dal punto di vista delle abitudini di vita. Ma a livello, diciamo, generico, la scheda cliente andrebbe rivista ogni 3-4 mesi da zero, perché capiamo effettivamente cosa ne pensa la cliente? Facciamo un po' il punto della situazione. Tanti guru del marketing vi consigliano. Scusate, ciao Isa, sono Clarissa. Un'altra domanda che non ti ho fatto il corso. Nei pacchetti è giusto includere la crema d'uso micellare? Ciao Clarissa, ho anche un'altra domanda, poi l'aggiungo a questa e ti rispondo. Adesso ho un po' perso il filo. I guru del marketing vi insegnano a mettere la sabbia sotto il tappeto, quindi a dire non tirate fuori i problemi che la cliente non tira fuori, no? Invece io vi dico il contrario, cioè vi dico quando siete in consulenza e fate il punto della situazione, fate un monitoraggio per vedere anche lo stato di felicità o di scontentezza della cliente, perché è importante farlo, in quel caso dovreste cercarlo voi il confronto con lei, come? Intanto vi sarete appuntati tutto quello che lei vi ha detto, le sue abitudini, quanto si piaceva, se metteva quel pantalone, se non lo metteva, e voi vi sarete preoccupate di chiedere se quel pantalone l'ha poi rimesso o se lo può portare in istituto, no? Perché voi siete felici di gioire nel vedere che un pantalone che andava stretto poi va largo. Faccio un esempio su un pantalone. In più, l'altra cosa, ragazze, sono le foto dei prima e dei dopo. Quando la cliente non si rende conto del risultato, io l'aiuto attraverso le sue fotografie, perché le clienti non lo fanno apposta, però si dimenticano come erano quando sono partite e quindi è giusto ricordarglielo attraverso le foto. Ci sono delle estetiste che non sono in grado neanche di far vedere i prima e dopo, ma non perché non li hanno, perché non sono in grado di farli vedere. Cioè fanno vedere una foto prima e poi quella dopo. Questo, cioè neanche io che sono un tecnico riesco a vederla bene così, figurarsi una cliente. Quindi bisogna metterle una a fianco all'altra, addome con addome, fianco con fianco, gluteo con gluteo, fianco destro con fianco destro e retro con retro e fronte con fronte, cioè vanno messi tutti i profili e vanno messe vicine le foto in modo tale che io possa dire: vedi la curva del fianco, vedi di qua, vedi com'era prima, vedi che qua è più dritta, vedi la parte, il profilo dell'addome, vedi da dove partiva sto seno, vedo che vedi che parte più da sotto e avrete delle prove, no? Perché voi direte: sì, però se lei questi risultati che io faccio vedere dalle foto non ammette che sono solo merito nostro, ma anche della dieta. Allora, ragazze, se la dieta l'avete data voi, scusatemi, io non entro contro le diete, ma purtroppo ve le volete le cose, perché voi dovete iniziare a fare i trattamenti e a fare l'estetiste, non a... Questo è un discorso che è uscito anche al training 1. Quindi partiamo dal presupposto che quando la cliente si lamenta bisogna che abbiate ragione per potervi difendere, ma se avete torto, ha ragione la cliente a lamentarsi. Io non sono qua a parlare male dei clienti, io vi parlo di come si affrontano i clienti quando siamo dalla parte della ragione. Perché se la cliente effettivamente ha notato un miglioramento solo da quando ha cambiato alimentazione, perché grazie ai trattamenti vostri non ha notato nulla, allora lì io alzo le mani perché non sono mai per
non vi consiglierò mai come raggirare la cliente. Se avete torto, ve lo prendete il torto. Chiaro questo, come il sole, vero? Il problema qual è? Che è uscito anche il training 1, che a volte mettete assieme le diete ai trattamenti. Quindi passi sostitutivi, quindi la cliente può trovarsi anche legittimata a dire scusa, ma io ti devo ringraziare i tuoi trattamenti o il fatto che è da quando ho iniziato i trattamenti che tu mi fai mangiare delle cose che prima non mangiavo? Ecco, allora, non me ne vogliano le persone che vendono questi tipi di diete perché sono, io non ho niente in contrario, ho qualcosa in contrario quando con i nostri trattamenti da soli, senza l'utilizzo di questi alimenti, non riusciamo ad avere risultato. Lì allora io due domande me le farei se fossi in voi. Perché noi dovremmo avere un aiuto, non dovrebbe essere tutta responsabilità delle diete far perdere centimetri alle clienti. Quindi vi invito fortemente a capire se il vostro metodo di lavoro funziona. Questo a parte del discorso di stasera, ho aperto una parentesi che adesso chiudo immediatamente. Detto ciò, Pilar, buonasera. Buonasera Antonia. Isa, sto aspettando la tua chiamata abbastanza urgente per l'apertura del mio centro. Laila, sì, ti chiamiamo. Io non ho niente contro le diete, contro i pasti sostitutivi. L'importante è che però le diamo, essendo consapevoli che poi la cliente può anche dirci: guarda che non so quale delle due abbia fatto effetto, quindi io vi invito ad avere dei risultati anche senza, e piuttosto a dare alle clienti che cosa? Magari delle tisane, sì, magari le proteine anche, però mettere assieme il trattamento estetico con la dieta, dal momento che non siete né nutrizionisti né dietologi, voi poi rischiate di sentirvi dire dalla cliente: e vado avanti con la dieta, il trattamento estetico non lo faccio più. Quindi questo, parentesi aperta e chiusa. Dopodiché vi dico anche un'altra cosa, che adesso mi stava sfuggendo. Ok, anche l'Alessandra Mereu mi scrive: come le clienti che non vedono mai miglioramenti perché si dimenticano di come erano in partenza. Qua Alessandra, è importante la foto del prima e del dopo, facendolo vedere come ti ho detto io, in maniera veramente circoscritta, in maniera specifica, quindi punto per punto le devi far vedere il ginocchio, le devi far vedere la gamba, le devi far vedere l'addome, le devi far vedere la schiena, il lombare, il gluteo, il fianco, quindi piccoli punti per piccoli punti. Quando io faccio i monitoraggi, ragazze, che le estetiste mi mandano le foto di prima e dopo delle clienti, mi ci metto davvero anch'io a guardarle in maniera veramente, cioè, sto concentrata, le fisso, poi torno sull'altra foto, anche se ce l'ho in fianco una all'altra, fatte con la luce perfetta, sulla stessa posizione, per farvi capire quanto importante è guardarle non velocemente, ma guardarle con attenzione le foto per notare i risultati. Quindi io vi invito fortemente ad organizzare voi dei punti di incontro con le clienti per vedere il grado di soddisfazione che ha una persona e per eventualmente tirar fuori le problematiche, perché tanto se non le tirate fuori vi ritroverete prima o dopo. Quindi tanto vale guardare in faccia la realtà, guardare in faccia la cliente e dire: ci sono dei, ogni mese e mezzo facciamo il punto della situazione, ti metto in consulenza e capiamo, guardiamo le foto. Mi dici come ti senti tu, mi dici come ti stai trovando con i trattamenti e facciamo un po', chiudiamo un po' il cerchio, vediamo, tiriamo una somma, vediamo a che punto siamo, vediamo come proseguire, cambiamo la scheda, però ci parliamo, perché altrimenti correte il rischio che arrivata alla fine del programma non avete mai fatto questi tipi di incontri con la cliente, la cliente vi ammazza di parole, no? Perché non vi siete mai preoccupate magari per 20 sedute di fare questo tipo di cosa, quindi insoddisfazione dopo insoddisfazione dopo insoddisfazione, da una cosa piccola così è diventato un mostro grandissimo. Quindi è importante prevenirle le situazioni, ok? C'è mio padre. Ciao, c'è una bella notizia. Dopo guarda sul gruppo.
Ciao papà. Anna, ciao Isa, credi nei raggi infrarossi? Sì, ci credo Anna, ci credo e fortemente, però abbinate anche ad altro, insomma che l'infrarosso lavora il grasso e molto bene. Isa, ma se la cliente mangia più del dovuto, mi chiede Cinzia, durante un percorso e ingrassa nonostante il trattamento, comunque ci dà la colpa di non aver risultati. Allora, Cinzia, questo è un discorso che va un pochino affrontato in maniera più completa di come possiamo fare su una live, però ti dico a grandi linee che quando un trattamento funziona davvero, la cliente in genere si automotiva vedendo dopo 5 sedute, dopo un primo monitoraggio che fai, che ha davvero un riscontro positivo e lei, dopo aver investito soldi e denaro, ti segue poi con l'alimentazione senza ovviamente fare diete drastiche, perché se viene da te è perché probabilmente le diete le ha già fatte, ma stando attenta, difficilmente una cliente butta via soldi e denaro quando vede già che un risultato esiste. Se invece accade questo, si va per esclusione, no? Si fa capire alla cliente che si sono guardati tutti i punti e non si trova il motivo per il quale non ha risultato, si manda a fare l'analisi del sangue, si manda a fare le intolleranze, si guarda che le sedute sia stata costante, e si potenzia il trattamento, si fanno due o tre prove, dopodiché si affronta la cliente dicendo e elencando tutte le prove che si sono fatte per capire che in realtà il problema non è nostro, perché ci siamo ripromessi di controllare tutto del nostro operato. Adesso dobbiamo controllare il suo. Laura, ciao Isa, vorrei partecipare a un tuo corso per sapere le date, dove vengono svolti, grazie mille. Allora Laura, Cristiano ti metterà il link dove lasciare il contatto e verrai richiamata da Mary. Ti annuncio che il prossimo master, training 1, training 2, training 3, verrà fatto a Milano, marzo, aprile, maggio. Però se non vuoi aspettare quella data, abbiamo il master in videocorso, tipo un videolibro. Però sia per questo che per il resto ti chiamerà Mary, perché i nostri corsi comunque non si vendono così. Vogliamo prima fare una telefonata conoscitiva, vogliamo prima capire se ti serve davvero, perché lo capiamo solo insieme attraverso alcune domande, perché le nostre aule sono aule non numerosissime e perché anche i nostri videocorsi li diamo solo quando capiamo che c'è davvero la necessità di averli e di essere pronte a un cambiamento. Ti spiegherà comunque tutto Mary. Arianna, Isa, io sto inserendo una nutrizionista solo dopo 5 trattamenti detox perché mi è capitato che in fase di diagnosi hanno comprato la dieta e non il percorso. E infatti, sto inserendo una nutrizionista solo dopo 5 trattamenti detox perché mi è capitato che in fase di diagnosi. Sì, può essere giusto, la nutrizionista mi piace più della dietologa perché noi abbiamo più clienti che devono rimodellarlo il corpo che perdere chili, perché se devono perdere veramente chili non vengono da noi, perché noi estetiste non riusciamo a far perdere i chili con i trattamenti, riusciamo a far perdere i centimetri. Quindi la nutrizionista è più adatta, intelligente il fatto che l'hai inserita dopo, ma non solo per circuire la cliente, se no non ti compra, ti dovrebbe comprare a prescindere. Quindi c'è comunque da capire il perché non ti comprava prima. Forse c'era un errore in consulenza, Arianna, su come ti ponevi. Quindi ti consiglio di magari rivedere quello. Già vista la notizia? Bene, è bellissimo. Non prende, guarderò la live domani. Ok, perfetto. Vediamo su Instagram. Anch'io interessata al master. È possibile essere contattate? Pupilla Giuli, sì, certo, ti manderemo anche a te, Pupilla Giuli, il modulo da compilare. Ciao Marco, che piacere vederti. Allora, sono passati tanti anni, vero Marco? Quando venivi a Erbè. Ok, poi Clarissa Maggio mi chiede come comportarsi con una cliente che acquista un pacchetto che in consulenza si è spiegato tutto,
compresa l'importanza della costanza e delle presenze, che invece continua a rimandare le sedute. Ok, poi Clarissa mi fa un'altra domanda, me l'ha fatta prima su Instagram, ma rispondo prima a questa. Allora, innanzitutto, quando la cliente non rispetta le sedute, io inizio a chiamare al telefono dicendo: allora, Anna, finché una volta lascio correre, la seconda inizio a chiamare, ma la mia chiamata ha già questo tono. Anna, senti, sono Isa, ti chiamo perché faccio anche la simulazione, pensa a te, mi sembra ancora di essere tre in due. Ti chiamo perché vedo che fai fatica a rispettare gli appuntamenti. Ora, siccome ne va della riuscita del risultato, dimmi tu, vuoi che li congeliamo? Li congeliamo? Io preferirei congelarli fino a quando non sai garantirmi una costanza che mi possa permettere di darti il risultato. Quindi, io le propongo di congelare i trattamenti perché le spiego, così butti via i soldi. Siccome a me non interessa solo il fatto che tu li hai spesi i soldi, ma mi interessa anche che tu porti a casa un risultato, perché parlerai bene di me, perché sarai felice, perché magari avremo un rapporto duraturo e per tutta la vita. Così invece rischiamo che tu rimani malcontenta. Io anche, perché quando non ho risultato non sono felice, quindi non mi va di lavorare in questo modo. Non glielo chiedo e basta, le dico anche che io non sono assolutamente felice di proseguire il lavoro in questo modo, quindi sto seria, le faccio capire che non sto scherzando e che, non, che sta giocando anche col mio di lavoro oltre che con i suoi soldi e col mio nome. Quindi io ti direi, e poi ascolto quello che mi dice lei, lei può dirmi: no, guarda, è un periodo, porta pazienza, questo periodo va bene, nessun problema, dimmi quando sei più tranquilla che ti inizio a fissarti gli appuntamenti da lì in modo tale che mi dai la costanza. Oppure può dirmi: guarda, io non riuscirò mai a garantirti una costanza di un certo tipo, perlomeno lo so, ne parliamo. Allora lei mi firma un foglio dove è felice di rinunciare al risultato del trattamento perché di sì, perché poi si dimenticano le clienti che non sono venute, anche se io consiglio ragazze di far firmare un registro delle presenze. La cliente ha preso 20 sedute. Bene, deve venire 2 volte a settimana. Bene, ci sarà nella scheda lo spazio per farle firmare la data con la presenza in modo tale che si faccia vedere se è venuta una volta sì, 5 no, poi si è venuta a distanza di 1 mese. Deve essere tutto scritto e provato perché loro hanno anche altre cose da pensare oltre a noi e si dimenticano. Quindi a un certo punto si specchiano, dicono: ho buttato via i soldi. Sì, però devi ringraziare chi? Perché qua c'è scritto che non sei venuta, qua c'è e ti ricordi che ti avevo chiamato e ti avevo detto. Ecco, quindi più voi lasciate stare, peggio è. Quindi è sempre meglio prendere in mano la situazione, alzare il telefono e non mettere la polvere sotto il tappeto, Clarissa. Quindi so che tu non lo fai, ok? Però a maggior ragione in questi casi bisogna armarsi di fermezza, di coraggio e farlo, perché poi sono le stesse clienti che ti accuseranno che nel tuo centro non hanno visto il risultato. L'altra domanda che mi hai fatto, mi hai chiesto prima se io consiglio di mettere il prodotto di autocura domiciliare dentro il protocollo. La risposta è sì. Io non metto solo il prodotto, ma metto la linea se si tratta di viso, già dentro il programma estetico. Oppure se si tratta di corpo, se sono due prodotti, se si tratta di laser a diodo, ci sono i prodotti, c'è il peeling, ci sono i ritardanti, ci sono gli idratanti, quindi è molto importante metterli già all'interno del protocollo. Ok, la dieta ok, poi si raccolgono il rilassamento della pelle con la molletta. Non capisco Elisabetta, tu dici la dieta ok e poi cioè, se la tonia c'è anche con la dieta, attenzione, soprattutto con la dieta, se fai solo la dieta e non fai niente per rassodare, tu comunque ti svuoti completamente e quindi poi con i trattamenti è tardi. L'ideale è ridurre e tonificare assieme, quindi il fatto di
che io faccio i trattamenti e nel contempo tonifichi. Titti, ciao Titti, Isa, non ricordo se durante il ciclo mestruale la cliente può fare la maxi sedute. Allora, non sono solo le maxi sedute, Titti, ma tutti i trattamenti in genere, non c'è nessuna controindicazione. Il ciclo mestruale non è una controindicazione, quindi puoi farlo, sempre che la cliente lo sopporti, perché il primo giorno del ciclo mestruale di una donna è un giorno in cui le dà fastidio qualsiasi cosa, le dà fastidio il freddo, il troppo freddo, il troppo caldo. È dolorante, è nervosa, quindi insomma il primo giorno del ciclo magari lo eviterei, ma da un punto di vista per il suo rilassamento, non per noi. Quello che non va fatto durante il ciclo, perché ti ricorderai sicuramente questo, è legato alla presa a misure e alle foto. Non vanno fatte né durante il ciclo, né una settimana prima del ciclo e né 3 giorni dopo il ciclo mestruale, perché prendono circa 5-6 centimetri in più. Non si vede nulla, non so perché. Rossana, Isa, cosa intendete per maxi sedute? Allora Marina, maxi sedute sono delle sedute del mio sistema, del metodo Welting, che ho brevettato sui trattamenti corpo, che faccio un po' capire al training 1. Ok, Francesca. Come posso fare ad acquistare i pacchetti a quelle clienti che dicono di non avere disponibilità economiche o che non hanno tempo? Allora, prima cosa devi venire al training 2, Francesca, e perché lì spieghiamo bene tutte queste cose qua. In linea di massima, bisogna capire se quando ti dicono che hanno problemi di soldi, te lo dicono perché è vero, o te lo dicono per essere educate e per non dirti no, grazie. Insomma, tante volte le clienti non ci dicono la verità e quindi è una bugia, Francesca, a volte. E quando è una bugia, è nostro compito capire dove abbiamo sbagliato. Se invece non è una bugia, prima di tutto, per evitare che ci facciano questo tipo di obiezione, io ti consiglio di fare in modo di avere tutti i sistemi di pagamento possibili immaginabili per la cliente, quindi fare in modo di agevolare il più possibile l'acquisto dei pacchetti, come con il credito del consumo, per esempio, facendo delle rate da 100 euro al mese, da 80 euro al mese, facendo magari più tranche di pagamento, oppure dando la possibilità a chi invece paga tutto subito di essere premiato. Quindi il tuo lavoro comunque è quello di dare la possibilità a tutti di acquistare in maniera comoda da te. E quindi alla base ci sta questo: se io offro una sola possibilità di pagamento, il mio pacchetto costa 1000 euro, ti dico di pagarmelo magari a 200 euro al mese o 300 euro al mese. Magari per me 300 euro al mese sono impossibili, ma se me ne chiedi 80, magari è possibile. Da 80 a 300 cambia su uno stipendio di 1500 euro. Quindi bisogna comunque cercare di andare incontro a tutte le esigenze. Però da qui io non so come fai la consulenza tu, Francesca, e c'è un mondo nella consulenza. E noi possiamo all'interno di 50 minuti di consulenza fare tanti piccoli errori e poi sentirsi dire alla fine dalla cliente: non ho tempo, non ho soldi. Però se non ha tempo, le persone che non hanno tempo difficilmente vengono in consulenza a sentir parlare di trattamenti perché sanno che non hanno tempo. Le persone che non hanno soldi, un po' anche, quindi ti consiglio veramente di capire dove sta l'errore nel tuo caso, perché probabilmente c'è qualche errore da rivedere. E detto ciò, c'è anche da capire come le inviti a queste consulenze, perché le consulenze per me sono un'ora del mio tempo che do gratis. Quindi prima di accedere a una consulenza mia, tu sei un attimino selezionata da me, nel senso che capisco se hai un'esigenza, se hai il tempo che a me serve per darti il risultato, 2 volte a settimana, 1 volta a settimana. Se già lì mi dici di no, è inutile che io ti metta in consulenza. Non so se mi spiego. Cioè, ci deve essere una pre-consulenza che annuncia la consulenza vera, dove io ti chiedo
e ti dico quali sono le caratteristiche che mi servono per farti una consulenza dettagliata di un'ora dove ti spoglierò, ti farò un preventivo e ti spiegherò tutto, però mi devi dare delle... devi avere delle disponibilità che siano anche economiche, perché ti chiedo anche quello nella pre-consulenza, di tempo e l'esigenza, cioè l'esigenza per prima. Ecco, appunto, mi dice Francesca, quindi non so a cosa ti riferisci. Spesso ho anche difficoltà a far acquistare delle card, spesso sono bugie. Mio padre dice spesso le risposte che riceviamo sono conseguenza a quello che diciamo. Infatti, come ci si comporta con la cliente che mentre le propone un prodotto ti risponde: io uso solo creme Chanel o Dior. Il resto per me niente. Wow, le mie preferite. No, 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 scherzo. Non sono le mie preferite. Però, insomma, sono donne adorabili anche quelle, no? Bisogna. Ciao, Ginger! Ecco che è arrivata la Ginger. Aspetta che la saluto. Tutto a posto? Perfetto. E sono rivolta di qua. Bene. Allora, sono le mie preferite. Sei andata fuori, corri, vieni qua, Cristian, vieni qua. Portamela un attimo che la faccio vedere. Me la porti, aspetta che vi faccio vedere, vi faccio salutare. Me la porti in braccio un attimo. Ah, ok, deve bere. Dicevo, sono le mie preferite perché sono clienti che amano il lusso, no? E quindi queste esistono, bisogna farci una ragione. Allora, innanzitutto vi consiglio di avere una linea cosmetica che, come avrò io nel mio istituto, che praticamente sia una linea alta di livello, magari anche perché no, un marchio, sempre che si tratti dell'estetica professionale, però un marchio importante, un marchio che abbia... È difficile da trovare, infatti non lo nego, non nego che non è facilissimo, per carità. Ci sono delle case cosmetiche che non farò mai nome, quindi non azzardatevi a chiedermelo perché vi dico già che non lo farò. Però che hanno dalla loro sia il fatto che sono conosciute e sia il fatto che sono anche che hanno all'interno dei principi attivi di un certo livello e che quindi hanno anche un costo di un certo livello. Allora, avere una linea, no, 10, una importante, vieni qua, Gingin. Vieni qua, ti faccio vedere una cosa. Anche dal punto di vista comunque del packaging e perché sapete che le creme di Dior e le creme di Chanel hanno dalla loro il fatto che sono creme molto lussose, hanno anche un packaging molto lussuoso. E quindi dare anche quel tipo di piacere lì alla cliente è importante. Se avete quelle clienti, io non nego di essere una di quelle, eh. Io adoro anche Chanel, adoro anche Dior e le creme di Chanel di Dior me le compro anch'io perché ce ne sono. Ho una maschera io, per esempio, di Chanel che amo la follia perché mi piacciono le profumazioni, mi piace il prodotto, credo in alcuni prodotti, non in tutti, perché di sì, per una serie di motivi. Quindi il prodotto è buono e. È come avere una sorta, è come avere un Rolex, è come avere, insomma, hai un marchio importante in mano, come avessi un gioiello. Quindi, e questo, scusate, era per dire, non era per difendere Dior e Chanel, chiaramente, noi dobbiamo vendere i nostri prodotti, però è per non fare quello che voglio dirvi è che voi non dovete fare la guerra a Chanel perché la perdereste, ok? Non ci si mette contro un colosso di quel tipo. Dovreste, magari, in quel caso, se una cliente mi dice: guarda, io uso Dior, bene, fantastica, me la porti qua la crema di Dior che vediamo un po' i componenti insieme, perché anch'io a volte uso Dior, potete anche, se è la verità, se è la bugia no. Me la porti qua che vediamo un pochino l'inci, capiamo se ho qualcosa di simile da farti provare, perché se non ce l'ho, te lo dico che non ce l'ho. Se magari ce l'ho, lo vediamo insieme, no? Ecco, questo è un modo anche carino per dire,
per non far la guerra chiusa Chanel o Dior, ma ovviamente non negare l'importanza del prodotto. Quindi potete dire, oh, sarà sicuramente ottima, non lo metto in dubbio. Io ho scelto questa linea qua perché, e dite i motivi per i quali avete scelto la vostra linea. Però ovviamente sicuramente avrai un'ottima crema in mano, non ho dubbi. Dopo se vorrai portarmela, magari vediamo se posso farti risparmiare, perché immagino che sia costata anche un po', insomma. E quindi magari se puoi risparmiare un pochino, sempre avendo lo stesso risultato, magari non ti dispiace. Ecco, metterla così, se, ma facendovi vedere tranquille e serene nel dirlo. Ok, Giuliana Toscano, ciao Ise, trattamenti addome riducenti con ultrasuoni, si possono alternare radiofrequenza per evitare atonia oppure è meglio finire gli ultrasuoni e dopo cominciare la radiofrequenza? È meglio abbinarli, Giuliana. E però diciamo che normalmente è meglio abbinarli, ma dipende da quanto atono è il tessuto. Perché se è molto atono o se è molto adiposo, la radiofrequenza rischia di essere inutile all'inizio dei trattamenti. Il costo di una crema di cosmetica alta, che intendi, tipo crema viso, quanto costa? Allora, una crema alta costa 300 euro per me. 300 euro, ce ne sono alcune da 600 euro, alcuni contorno occhi da 200, 180. Questi sono costi alti, che però esistono anche nell'estetica professionale. Spero averti risposto, Clara May 83. Valentina, Isa, come si può far capire ad una cliente che da te viene solo per estetica base perché sa di non essere costante, che dieta chetogenica la sta rovinando con la lassità? Lei riconosce che è piena di rughe, la dieta non l'ho data io come servizio. Allora, Valentina, non puoi farglielo capire tu, nel senso che io baso le mie consulenze sull'esigenza. Quindi, se la tua cliente sta bene e non ha nessun problema ad essere atona, non è compito tuo farglielo vivere come un problema. Tu puoi proporti dicendo che, se lei ti dà modo, dicendo che so che stai facendo la dieta, sei contenta del risultato che stai avendo, non lo so, stai pensando magari a qualcosa che lavori la tonificazione perché è importante nel post, sappi che eventualmente possiamo trovare un'oretta insieme, però sempre che la cosa ti interessi, cliente, cioè sempre che, siccome so che chi fa dieta dopo ha bisogno anche un po' di tonificare, te l'ho detto, però fai in modo, Valentina, che sia lei. Tu fai venire fuori il discorso, ma che sia lei poi a dirti sì, effettivamente mi rendo conto di aver bisogno di questo e che sia anche importante per lei, ok? Non solo per te, lo deve essere per lei. Allora, Unique, radiofrequenza, elettroporazione, vicolazione transdermica, cosa ne pensi? Crea collagene fibrotico? Allora, Unique, mi devi fare domande più corte e più specifiche perché mi hai elencato tre apparecchiature che fanno tre cose completamente diverse e il collagene fibrotico lo crea solo la radiofrequenza. Brava Leila, questo succede sempre, dicono sempre che usano quelle linee. Questo succede sempre. Dicono sempre che usano quelle linee. E se tu ti riferisci, questo succede sempre, al fatto che tu ogni volta le dici portami qua la crema, che vediamo, loro ti dicono uso solo quella, benissimo, no, io non esisto più, per esempio, e non darò più campioncini. Magari lavoro in cabina dicendo tu usi la crema di Chanel che va benissimo, magari però per fare un qualcosa che lavori fino al derma, la crema di Chanel al derma non ci arriva, ti serve la vicolazione transdermica o l'estetista, quindi se vuoi posso darti una mano io in questo, però ragazze,
L'errore non è che la cliente usa solo le creme di Chanel, l'errore è che voi andate in proposta, andate a spingere e andate a violentare le persone. Non dovete farlo, dovete partire dall'esigenza. Quindi ti sei mai chiesta, Francesca, fatti venire in mente questa cliente qua di Dior e di Chanel, ti sei mai fermata a parlarci e a chiederle cosa davvero le piacerebbe migliorare del suo viso e del suo corpo? Ti sei mai posta questo problema in maniera per un attimo disinteressata e mettendoti proprio con lo stato d'animo e il sentimento di voler capire chi è davanti, non per forza vendere qualcosa? Lì accade la magia se ti metti a far questo. Termosauna abbinata ai fianchi va bene per l'adipe. Piccola peste, termosauna abbinata a i fanghi, penso, mi è scritto fianchi, perché ragazze, se scrivete male, già faccio fatica, scusatemi, a capire, però almeno scrivetemi le domande bene, non voglio arrabbiarmi, però io sono dall'altra parte, rischio di fare la figura poi brutta che non so rispondervi, però se è fianchi, se è fanghi, non è fianchi, io capisco un'altra cosa, quindi ok, fanghi. Allora, termosauna abbinata ai fanghi va bene per l'adipe. In realtà non lavora. Non è il fango che lavora l'adipe, è il fatto che se la fitosana arriva a 60 gradi stimola il metabolismo a lavorare di più e smaltire. Quindi questo va bene. L'adipe localizzato lo devi lavorare però con altre apparecchiature che possono essere l'onda d'urto, l'ultrasuono cavitazionale. Ok? Nessun problema. Isa, con l'estetica di base si può avere un buon guadagno? No. Con l'estetica di base e basta, non si sta in piedi. A meno che tu non abbia due cabine con littini con le gambe d'oro, d'oro zecchino, e faccia l'estetica di base più di lusso del mondo, dove, non lo so, gli fai chissà che cosa, adesso sto esagerando, però allora, io sono dell'idea che l'estetica di base ci debba sempre essere un centro estetico perché crea la continuità, perché va assolutamente fatta, non sono per quei centri che lavorano solo con l'estetica avanzata personalmente. Però solo l'estetica di base non basta a sostenere l'economia di un centro estetico. Ok? Nonostante sia un'estetica di base di lusso, ma se io devo stare, non posso far pagare più di 50 euro un pedicure, e un pedicure ci sto un'ora e mezza, un'ora. E quando lo faccio pagare 50 euro sono già a un prezzo medio alto. Quindi non mi permette il nastro lavorativo della giornata con le ore che ho a disposizione, se devo pagare anche degli stipendi, di poter essere sostenuta solo da questi costi, purtroppo. Adesso te la prendo, è lì sul letto la Ginger che dorme, vero Gingy? È stanca, morta. Ho una di questo tipo, ma nello stesso momento è innamorata del mio modo di lavorare, Leila. Penso ti riferisca alla cliente della crema. Francesca, come e in che modo possiamo riempire l'agenda in quelle giornate in cui ci sono pochi appuntamenti? C'è qualche strategia particolare? Ciao Dani, hai visto George? Ti è piaciuto? Allora, come in quale modo possiamo riempire l'agenda in quelle giornate in cui ci sono pochi appuntamenti? Allora, non si fanno non si riempie l'agenda oggi per oggi, domani per domani. È una strategia che va messa in atto prima. Ok, Francesca, quando tu ti trovi senza appuntamenti, non puoi più fare niente e non sono mai dell'idea di chiamare il giorno stesso per il giorno stesso. È una roba che non farei mai, 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 mai al mondo. Piuttosto c'è da mettere giù una strategia che ti permetta di non avere mai questi cali improvvisi. E la strategia è una strategia più lenta ma più produttiva. Ti consiglio di informarti sul servizio di assistenza continuativa trimestrale che noi di Welting facciamo. Ti fisserà Mary un appuntamento direttamente con me se vorrei parlarne. Stai sul tema, ok, però mi portano fuori perché mi fanno tante domande. Francesca Aldrighetti, buonasera dottoressa Aldrighetti, i miei rispetti. Come stai, Franci? Sisley anche 700 euro, vero?
Allora, ragazze, non fatemi domande sulle apparecchiature perché devo restare sul tema di come si lavora, di come si gestisce una cliente difficile, ok? Una cosa che volevo dire, se Cristiano mi dai l'orario, io vado un attimo avanti. Una cosa che volevo dirvi è questa: quando vi capita la cliente che si lamenta, perché può accadere che la cliente si lamenti, io vedo che tante estetiste entrano in panico e non ragionano più, non riescono più a ragionare. Quindi hanno questo stato d'animo tipico di chi ha paura e quando la cliente parla, talmente è la paura, perché una cliente arrabbiata che si lamenta in reception non è mai, diciamocelo chiaramente, la cosa più spassosa del mondo, anzi, soprattutto se ci sono altri clienti che ascoltano e soprattutto se magari ha anche ragione e noi siamo veramente in difficoltà. Il mio consiglio in questi casi è quello di non intanto cercare di star calme e di ascoltare molto quello che lei ci sta dicendo, senza pensare a come ribattere. Non so se mi spiego. Molto spesso si ha paura e quando la cliente parla si pensa già a cosa risponderle e ci si perde quello che lei ci sta dicendo e il perché ce lo sta dicendo. Quello che veramente è l'errore nostro e quello che veramente non lo è. Si vede tutto nero, ci si va in panico, non si capisce più niente e dal panico non sappiamo come reagire, no? E come rispondere alla persona, alla cliente che si lamenta. E quindi il mio consiglio è quello di ascoltare molto bene quello che ha da dirci la cliente e capire perché ce lo sta dicendo. Siamo in grado di rispondere o di diciamo prendere una posizione, che sia il fatto che la cliente si lamenta per un non risultato che noi siamo in grado in quel momento di dimostrarle, per esempio, perché magari non abbiamo le foto, perché magari non abbiamo il tempo di prendere in mano la scheda o perché non ce l'abbiamo la scheda. Il mio consiglio è quello di dire alla cliente: guarda, facciamo così, siccome io devo controllare tutto perché mi stai dicendo una cosa importante e per me è troppo importante, di conseguenza tu mi dai il modo di fare le mie valutazioni, nel senso che quello che tu mi hai detto lo prendo in carico, lo prendo come una cosa prioritaria, che se si è lamentata di una dipendente, che se si è lamentata di un risultato, che si sia lamentata per un qualsiasi motivo che non vi permetta di dare una risposta perché vi mette in difficoltà, io vi consiglio di non darla e di prendervi del tempo dicendo: guarda, io adesso controllerò alla perfezione tutto quello che mi hai detto e la prossima volta che ci vedremo capiremo che provvedimenti prendere, come se le cose che dici ovviamente sono vere, a quel punto ti verrò incontro e vedremo come fare, oppure dammi modo di controllare. Questo vi permette di non farvi vedere impaurite davanti alla cliente, che prenderà ancora più coraggio, perché in genere è così, vi sbranano quando vi vedono timorose, aumenta quest'ira, no, che loro hanno. Mentre invece quando trovano una persona dall'altra parte, non me ne freghista, attenzione, però calma, ok? Ma non che prende alla leggera le cose, che le prende in giro, calma e ferma, e allora lì l'atteggiamento si calma anche loro di atteggiamento, di riflesso si calma anche lei. Quando vi agitate voi, lei si agita di più. Quindi prendetevi tempo e affrontate poi in un altro momento. Perché quando abbiamo il modo di raccogliere le informazioni che lei ci ha dato, attraverso la scheda, attraverso il gestionale, attraverso le mie dipendenti, attraverso le misure, attraverso le foto, attraverso quello che ho fatto, quello che ho proposto, il fatto che lei è stata costante o no, io devo controllare tutta una serie di cose, mi sento anche più tranquilla e più forte nel dare una risposta nel secondo momento. Mi sono sentita di dirvi questo perché molto spesso
accade, come dice mio padre, che ci si arrampichi sugli specchi per difendersi, invece di controllare effettivamente, perché magari abbiamo ragione, ragazze, e la ragione poi uscirà, o perché magari abbiamo torto e ci assumeremo, le responsabilità del nostro torto, no? Che questo non comporterà certo una disgrazia, sicuramente dagli errori si sbaglia, si impara, scusate, per non ripeterli più, però di certo questo è un ottimo metodo che vi consiglio, che non è il metodo di mettere la sabbia sotto il tappeto e di far finta di niente e poi non riprendere più in mano il discorso. Se io fossi in voi, la cliente mi accusa di una cosa che non ho il modo in quel momento di controllare, sarò io ad anticiparla chiamandola il giorno dopo dicendo ho controllato tutto, Sonia, Anna, quindi mi farebbe piacere vederti quando puoi passare perché ho tutto quello che non ho avuto il tempo di guardare ieri, l'ho controllato, l'ho guardato e vorrei parlarti anch'io. Possiamo vederci? Ecco, le anticipo io come per dire, come vedi, non mi sto nascondendo, sono qua che ti chiamo, quindi questa è psicologia relazionale, valida per tutti i campi della vita. Va oltre i centri estetici, complimenti. Grazie. Fluminense 71, grazie mille. Molto carino il tuo commento ed è molto puntuale perché in effetti lo è. Quindi mi fa piacere che arrivi. Grazie. Allora, Moga Oksana. Mi date l'orario, ragazze, perché non lo vedo io da qua. Ah, l'orario è finito perché Instagram è finita l'ora, però rispondo ancora alle altre domande. Isa, in un centro statico dove non c'è niente macchinari, cosa consigli di acquistare per prima? Tipo laser, radiofrequenza, eccetera, grazie. Allora, Moga, non sarebbe l'argomento della sera, quindi però ti rispondo. Pressoterapia senza dubbio, una fisiosauna senza dubbio, poi un qualcosa che lavori l'adipe, un qualcosa che lavori sia la ruga che la tonia. Queste sono le basi. Ok, allora mi dispiace perché sono andata un po' fuori argomento stasera, mi sono un pochino mi sono lasciata andare. Ok, perché mi avete fatto delle domande un po' diverse dall'argomento, però ho cercato di darvi delle indicazioni nella prima parte, se qualcuno di voi si è collegato adesso, molto, e nell'ultima. Ok, poi in mezzo ho parlato un po' di risultati estetici, perché si collegava al fatto che la cliente non vedeva i risultati, quindi abbiamo parlato un po' di questo. Va bene, allora vi ho fatto la diretta direttamente dalla mia camera qui e vi ringrazio di aver partecipato, vi aspetto per giovedì prossimo e vi mando un abbraccio grande, grazie a tutte, statemi bene. Ciao ragazze, grazie.